Mercoledì era tutto pronto per portare Cristina su a Innsbruck, però purtroppo è successo che ieri mattina mi hanno chiamato dalla struttura dove Cristina è ricoverata, che Cristina ha avuto una... non è stata bene. Era tutto pronto per Non quello ho che niente che rappresentava e fare. rappresenta tutt'oggi il viaggio della speranza per E non Cristina Rosi, nascondo la che sono giovane stato mamma di Monte malato. San Savino, che da oltre 5 mesi è in stato vegetativo in un centro di riabilitazione. Alla 30ª settimana di gestazione, la donna era stata colta da un prolungato arresto cardiaco. Aveva subito così gravi danni neurologici assieme alla figlia, nata prematuramente con un parto cesareo. Nei giorni scorsi, la 37enne è stata infatti operata d'urgenza ed adesso si trova ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale di Pontedera. C'avevo questa peritonite acuta dovuta dal fuoriuscita di questo liquido che lei sta mangiando tramite le pecche, che ne aveva fatto infezione a livelli gravi, perché ho parlato con i chirurgi anestesisti prima di operarla e mi hanno detto che lei è arrivata in gravi condizioni e per fortuna l'operazione in se stessa è andata bene. Il marito ha così voluto informare tutti del rinvio del viaggio verso una clinica specializzata di Innsbruck con un video pubblico, dopo che centinaia di persone avevano contribuito con altrettante donazioni alla raccolta fondi lanciata sulla piattaforma GoFundMe, grazie alla quale sono stati raccolti oltre 160.000 euro per le cure della donna. Speriamo che Cristina ce la faccio anche questa volta. E speriamo che ci riesca a portarla su. Dove vuoi, anzi. Vi ringrazio un'altra volta per tutto.